Avete capito che ai ritardatari metteremo una nota, poi li manderemo dal preside. Sì, magari poi apriremo il registro e ne mettiamo due. Accomodatevi avanti, 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 c'è posto! Avanti! Guarda che sei in diretta, sei in diretta. Sei in diretta. Le sedie libere, occupate le sedie libere. C'è scritto, sedetemi sopra, sopra la sedia c'è scritto, sedetemi sopra. Ma che sono bravi questi ragazzi. Bravi. Un bacione. Ci vediamo in classe. Ma come hai visto? Sempre, sempre, sempre. Allora, buonasera a tutti. Questa è la terza serata di Sette Libri per Sette Sere. E stasera abbiamo, da dove iniziamo? Precedenza alle donne. Abbiamo come artista la nostra Costa, 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 dov'è? Mariella, Mariella, dai, avvicinati per favore, dai, non ti fare pregare. E poi abbiamo Vincenzo Staiano e l'illustre professore Giuseppe Rossi. Se ricordo bene, diritto comparativo. Diritto comparato, benissimo. Comparato. Milano, Università, IULM, vero? Perfetto. Mariana, ti sei fermata? Io lo aspetto qua e tu ti siedi là. Vieni qua, gioia. Vuole presentarvi? Sì. No, No, lo vieni voglio qua, salutare. dire due No, no, parole, un proprio. saluto al pubblico e stiamo aspettando. E tu ci fai Ma io attendere. pensavo Mariana, che dovevamo occupare i posti. allora, no, li occuperemo. Mariella, raccontaci un po' della tua arte e poi passeremo all'altra storia che stavolta parla di diavoli. Vai, Marcello. Allora, buonasera. Le mie opere sono sia scultoree che pittoriche. Mi sono rifatta alla mitologia greca, quindi ci sono diverse opere in pietra locale che si rifanno appunto alla mitologia greca, così come i dipinti, mentre il violino in travertino romano è un omaggio al professore Staiano. Questo, grazie. Va bene, grazie Marina. Quel diavolo di Scott Lafaro. Io per imparare Lafaro ho impiegato un paio di mesi. Lafaro, Lafaro, non capivo cosa dovevo dire prima. Poi alla fine ho capito. Lafaro. Come viaggiano le sensibilità musicali? È qualcosa di straordinario. Come fa una persona nata nel cuore del Mediterraneo trasferirsi in America, in un'altra cultura, con una musica che non fa parte della nostra, come si dice, del nostro sentire quotidiano, che è il jazz afroamericano, e poi lasciare un segno così profondo nel jazz. E poi riflettere le origini di questo Scott Lafaro. Allora io do merito a Vincenzo Staiano che ha trovato il filo che lega tutto questo e passo la parola a Giuseppe perché approfondisca questo aspetto. Giuseppe, tutto tuo. Grazie, grazie per l'invito. Grandissimo piacere essere qui stasera a parlare del libro di Vincenzo, che è un caro amico, oltre che un esperto di jazz, direttore artistico del Bruxelles Jazz Festival, autore di questo libro che è davvero interessante. Io, come è stato detto poco fa dal Presidente, sono un giurista. Dicevo, io, come è stato detto poco fa dal Presidente, sono un giurista, stasera mi trovo qui a parlare di jazz. Temi apparentemente lontani, diritto e jazz, devo dire che sto riflettendo da qualche anno sulla connessione tra i due. Sto incominciando a trovare forse un qualche barlume di ipotesi, ci vorrà ancora un po' di tempo, però io mi trovo a essere giurista e appassionato, strimpellatore, pianista di jazz, insomma, alla fine uno si trova a essere così, poi si chiede come mai e ci trova con un po' di tempo a trovare una qualsiasi risposta, no? Ci si chiede, ma com'è che sono così?
po' sono così, poi vediamo, tra qualche anno magari troverò una risposta. Ma smetto di parlare di me stesso e comincio a parlare di Solid, quel diavolo di Scott Lafaro, che è un libro che unisce tre grandi passioni del professor Staiano, di Vincenzo, anche lì apparentemente non legate tra di loro, no? Di nuovo siamo a uno si trova a essere in un certo modo e poi comincia a chiedersi perché. Una è naturalmente il jazz. Solid si occupa della figura di Scott Lafaro, grandissimo contrabbassista jazz statunitense di origine in parte italiana, che nella sua breve vita, Scott Lafaro era nel 1936 ed è morto nel 61 tragicamente in un incidente d'auto, quindi a 25 anni ha avuto una carriera professionale di meno di 10 anni, 6-7 anni. In questa brevissima carriera professionale si è trovato a introdurre delle innovazioni nella ruolo del contrabbasso nel jazz, nella tecnica contrabbassistica, che sono rimaste, che hanno ridefinito proprio in qualche modo la figura di questo strumento. In più, in questo arco brevissimo della sua carriera professionale, Scott Lafaro ha partecipato ad almeno tre registrazioni di importanza assolutamente storica nel panorama jazzistico. Una è quella col trio di Bill Evans al Village Vanguard di New York, che è un po' alla radice dell'idea contemporanea di trio pianistico nel jazz, l'altra Jazz Abstractions sotto la direzione di Gunther Schuller, che è stato un esperimento importante sul rapporto tra jazz e musica classica, la terza Free Jazz di Ornette Coleman, che è uno dei dischi forse più citati in assoluto nella storia del jazz, che ha inaugurato, o forse meglio dire consolidato, una certa idea appunto colemaniana della libera improvvisazione, che ha lasciato poi tracce importanti nei decenni successivi. Quindi ovviamente si parla in Solid di jazz attraverso la figura di Scott Lafaro, e poi si parla però anche di un'altra grande passione di Vincenzo, che è la letteratura in lingua inglese, in particolare la letteratura in lingua inglese di inizio Novecento, e soprattutto la figura di James Joyce. Perché uno dei temi interessanti del libro è il rapporto tra improvvisazione jazzistica e tecnica narrativa joyciana dello stream of consciousness, quindi del libero flusso di coscienza, dell'espressione, diciamo, non strettamente organizzata, non rigidamente organizzata del pensiero, che appunto in Joyce trova uno dei suoi punti di emersione, e Vincenzo si sofferma a lungo sul rapporto appunto tra improvvisazione jazzistica e stream of consciousness, in particolare con riferimento alla figura di Ornette Coleman, e anche però da un punto di vista strettamente storico-biografico rispetto alle letture di Joyce che Scott Lafaro ha certamente fatto, e al ruolo che Scott Lafaro ha avuto nel portare Joyce e lo stream of consciousness all'attenzione dell'ambiente jazzistico californiano della fine degli anni 50. Altro motivo di interesse del libro è la ricostruzione che Vincenzo fa proprio di questa scena jazzistica di Los Angeles, in particolare di fine anni 50, di cui mette in luce tutta una serie di aspetti che la critica tradizionale aveva abbastanza trascurato. Diciamo che la scena losangelina viene generalmente associata al cosiddetto jazz West Coast, cioè un jazz molto morbido, molto orecchiabile, considerato musica di consumo. Un nome per tutti, Dave Brubeck, ecco, poi giudizi critici spesso anche immeritati, però diciamo, se si pensa a Los Angeles di fine anni 50, da un punto di vista jazzistico, si pensa immediatamente appunto a Brubeck, a Dave Pearl, ad altre figure, a Lance Goulding, a queste figure di, diciamo, musicisti intrattenitori. In realtà esisteva nella Los Angeles di quegli anni una scena che potremmo definire underground, di sperimentazione, di cui era figura centrale Ornette Coleman, in cui Scott Lafaro si era perfettamente integrato e che è poi un po' all'origine di delle grandi innovazioni che emergeranno a New York pochi anni dopo, proprio attraverso le session di free jazz e altre diciamo, registrazioni importanti di libera improvvisazione di musica d'avanguardia di quegli anni. Quindi Vincenzo sottolinea come questa grande innovazione che si appalesa a New York in realtà abbia radici losangeline, e di queste radici Scott Lafaro è una parte integrante. Poi c'è il terzo, diciamo, grande tema, la terza grande passione di Vincenzo, che ho lasciato per ultima, ma assolutamente last but not least, come dicono quelli che amano far finta di conoscere l'inglese, è la Calabria. La Calabria.
perché Vincenzo dedica molta attenzione alle radici calabresi della famiglia paterna di Scott Lafaro, ricostruisce la genealogia di Scott Lafaro, scopre l'errore ortografico di trascrizione del cognome che fa sì che Lofaro, cognome Gino, in particolare di Canniteto, diventi poi negli Stati Uniti Lafaro, e scoperto questo errore accidentale o voluto, non si sa, si ricostruisce tutta la genealogia di Scott fino ad arrivare ai nonni paterni e a scoprire quindi i legami tra i nonni paterni e la Calabria, in particolare il Reggino e la Locride, perché, e poi Vincenzo ce ne parlerà meglio, proprio Siderno è il paese da cui i nonni paterni di Scott Lafaro partono per emigrare negli Stati Uniti. Ma ecco, la cosa interessante è che Vincenzo non si limita a riferire questi dati biografici che potrebbero anche essere di scarso interesse, no? Perché adesso voglio dire, qua siamo in Calabria, siamo tra persone che amano la Calabria e quindi questa cosa ci appassiona, no? Però magari un lettore statunitense o nordeuropeo, chissà che questi dati potrebbe considerarli rilevanti. Invece Vincenzo si pone il problema del rapporto tra questi dati appunto anagrafici, genealogici e la musica di Scott. Quindi presenta le radici calabresi di Scott Lafaro non come appunto una curiosità o un dato così, solletica la vanità locale, ma come un aspetto che è importante rispetto proprio al modo di suonare di Scott. E quindi si sofferma sul fatto che in famiglia si praticasse musica da generazioni, che il padre di Scott fosse a sua volta un musicista di grande qualità, un violinista che suonava in orchestre da ballo. Si chiede che influenza abbiano avuto sulla musica di Scott alcune esperienze musicali della sua famiglia, come per esempio la frequentazione di luoghi dove c'era una assidua pratica bandistica. E quindi Vincenzo appunto si chiede anche che influenza abbia avuto l'ambiente calabrese e sidernese in particolare, in cui i nonni paterni di Scott hanno vissuto, sul pensiero musicale di Scott, come formatosi anche alla luce delle sue esperienze familiari. E questo è un dato certamente molto interessante perché mette in luce come il jazz sia una musica che nasce dall'ibridazione, come diceva poco fa il presidente, no? Un qualche cosa che nasce in un posto del mondo, no? E poi si appalesa magari da tutt'altra parte dopo che si è incontrato con chissà quali altri pensieri, con chissà quali altre esperienze, no? Questo è il jazz, è la nascita inaspettata di qualcosa di diverso che origina da presupposti che non sono pensati prima, non è un'ibridazione pensata, è un'ibridazione che si forma e da cui origina qualcosa che colpisce per la sua novità, per il fatto di essere appunto inaspettato. No? Nel jazz, secondo me, quello che caratterizza l'ascolto, ma anche direi la pratica musicale jazzistica, è proprio l'apertura al non scontato. La disponibilità a stupirsi continuamente e ad accettare cose che erano fino a poco prima completamente impensabili. Come per esempio l'idea che il contrabbasso sia uno strumento che non si limita a dare il tempo e l'armonia, ma svolge un ruolo solistico, paritario, con altri strumenti, come per esempio il pianoforte, come per esempio un sassofono. Scott Lafaro riesce a far cantare il contrabbasso dandogli una grande qualità melodica, come un sassofonista farebbe appunto cantare o parlare un sax. Questo prima di Scott Lafaro era un'idea bizzarra, ecco, anche se qualcuno aveva fatto qualche passo in quella direzione, come Jimmy Blanton nell'ambito dell'orchestra di Duke Ellington. Ma Scott porta questo a un livello mai raggiunto prima. Tutto questo viene ampiamente raccontato nel libro di Vincenzo, che si caratterizza, e poi mi taccio e lascio la parola all'autore, per il fatto di avere un'impostazione abbastanza inconsueta, anche qui l'apertura all'inaspettato, nel panorama della letteratura jazzistica, perché di solito i libri sul jazz sono o biografie strettamente intese, dove si racconta quasi giorno per giorno cosa ha fatto il protagonista, no? Quel giorno tale ha suonato in quel posto, poi il giorno dopo in quell'altro, poi è andato a registrare un disco, poi.
oppure sono saggi musicologici. Il libro di Vincenzo non è né l'uno né l'altro, è un ritratto di questo personaggio straordinario e dell'ambiente in cui ha vissuto, scritto con grande attenzione, ovviamente scientifica, ma anche con grande empatia. Vincenzo ha espresso veramente la sua vicinanza, la sua grande empatia nei confronti di questo ragazzo straordinario, geniale, che in 7 anni di carriera professionale ha lasciato il suo segno nella storia, è scomparso tragicamente, restando appunto purtroppo un ragazzo di 25 anni. Quindi la figura umana viene fuori molto nitidamente, molto ben tratteggiata e raccontata dentro il suo ambiente, fatto appunto di musicisti, sperimentatori, più o meno innovativi, di una famiglia qui descritta bene, un ambiente familiare ben raccontato, appunto soprattutto nel segno dell'empatia. E nelle ultime pagine Vincenzo, passando dalla diciamo, ricostruzione scientifica alla narrazione, prova a pensare che cosa Scott potrebbe aver pensato in quegli ultimi momenti quando stava alla guida dell'auto. Di notte, poco prima del tragico incidente in cui ha perso la vita, e Vincenzo immagina che Scott rifletta, come spesso capita di fare quando si guida per lungo tempo di notte su una strada deserta, riflette su cosa è successo fino ad ora, sulla sua famiglia, sulla musica che ha fatto, su quello che farà, sui progetti futuri, insomma sul jazz che verrà e sulla vita che verrà. E questa riflessione è esposta da Vincenzo in forma di stream of consciousness, proprio come Scott Lafaro provava a fare col suo strumento, e infatti questo passaggio finale, questo brano finale si chiama Assolo immaginario di contrabbasso, ed è un assolo che chiude questo libro molto bene. Io a questo punto però credo di aver detto anche troppo e lascio senz'altro la parola a Vincenzo, a cui chiederei intanto di raccontarci la genesi di questo libro, quindi perché Scott Lafaro e perché questa ricerca. Si sente? Sì. Un paio di cose. Intanto voglio ringrazio l'associazione Amici del Libro, Cosimo Pellegrino, Provenzale e tutti gli amici che mi hanno permesso di essere qui stasera di presentare il mio libro. Ringrazio il professor Giuseppe Rossi, che è un mio carissimo amico, che ha avuto anche un ruolo nello sviluppo di questo libro che io ho scritto, che mi ha impegnato parecchio nel corso degli anni. Ci ha dato dei consigli perché lui è un esperto di jazz, anche dire, dal punto di vista legale, mi ha sostenuto, mi ha aiutato in mille modi e non finirò mai di ringraziarlo per questo. C'è una cosa importante, lo stimolo principale che mi ha spinto a scrivere questo libro è stato il rapporto con la sorella di Scott Lafaro, di questo musicista. Io sono entrato in contatto con lei una decina di anni fa perché abbiamo organizzato un omaggio a Scott nella, credo che sia stata la 32ª edizione del festival. Doveva venire la sorella che si chiama Helen Lafaro. E poi per una serie di ragioni non è potuta venire. Noi avevamo in mente di presentarla al sindaco di Siderno e ai sidernesi. Perché? Perché lei insisteva sul fatto che non erano di Siderno. Era molto convinta di questo fatto. Dice, a casa mia non si parla altro che di Siderno. Io mi sono convinto di questo fatto. Analizzando tutta una serie di date che lei mi ha fornito, per esempio, una sua zia ha sposato un croupier, ha detto io un croupier, può essere se non desidero, no? C'era, per esempio, ho letto una bella recensione di un certo Robert Iannopollo, di dove può essere un Iannopollo se non desidero, no?
Quindi io mi sono convinto che a Ginevra, o Ginevra se volete, nell'Ontario, c'è una piccola comunità sidernese che è tutta intorno a queste due famiglie, Cupri, Lofaro, Giannopolo, ce ne sono parecchi, anche se c'è, anzi vi prego, se c'è qualche Crubi, qua, se poi alla fine posso scambiare due parole, lo so. Per caso qualcuno mi sa indicare un gruppo dove abita, che vorrei andare a trovarlo, se ha parenti in America soprattutto. Quindi qui è nata l'idea del libro. Da questo fatto, e anche da uno stimolo culturale, se volete, perché la sorella di Scott diceva sempre che il fratello parlava molto dello questo flusso di coscienza. Io per me era una specie di pallino quello di scoprire il rapporto tra il flusso di coscienza e il jazz. L'ho sostenuto anni prima che lei lo raccontasse nel libro, quindi quando lei lo ha affermato, ha detto Scott parlava con Bill Evans del flusso di coscienza, per me è successa la classica lampadina, ho detto devo cercare di approfondire questo aspetto che mi interessa molto. Quindi questa è stata in realtà la molla, la spinta, la scintilla che ha fatto partorire l'idea del libro. Una cosa che mi ha fatto perdere tempo però è stato scoprire il certificato di nascita del nonno di Scott. Lei dice no, è a Siderno, deve guardare a Siderno, controllare a Siderno, cercare a Siderno. Io ho cercato tanto, sono andato alla Curia Vescovile, al Comune, per tutto, però non sono mai riuscito a trovare questo famoso certificato, e a un certo punto è diventata anche una frustrazione per me, perché ho detto è possibile che non c'era da qualche parte, perché è importante, no, trovare questo documento, perché sancisce in modo definitivo le origini di questo grande musicista. Guardate che Scott Lafaro in America è famosissimo, soprattutto tra i giovani. Quindi questa frustrazione mi ha tenuto un po' lontano dalla scrittura. Il libro poi io l'ho sviluppato molto durante il periodo del Covid, quando ero prigioniero a casa, è figlio anche del Covid il mio libro, perché non avendo altro da fare scrivevo, passavo 12-14 ore davanti al computer. Quindi c'è questa idea centrale del rapporto con Siderno. Come ha detto il professor Rossi, un aspetto importante di questa storia che io ho cercato di mettere in risalto e che svilupperò in modo più organico nella versione inglese che è pronta e dovrebbe uscire a breve, che è molto più ricca di quella italiana perché nel frattempo ho trovato altri documenti, altre fonti, altri aspetti interessanti che riguardano la vita di questo grande contrabbassista. Quindi c'è questa possibilità di ampliare, anzi c'è stata la possibilità di ampliare questa mia convinzione che le radici musicali di Scott, come diceva Giuseppe, vanno cercate a Siderno. Perché a Siderno? Perché i nonni sono partiti verso la fine dell'Ottocento e io, sapete, ho lavorato per l'associazione culturale, per un'altra associazione che si chiama ISMEZ, Istituto per lo Sviluppo Musicale del Mezzogiorno, e noi abbiamo fatto una ricerca sulle bande in Calabria e abbiamo scoperto allora, c'erano alcuni amici, mi dispiace non sono qua stasera, come voglio dire, il professor Renato Riccio, probabilmente non lo sapeva neppure che c'era questa presentazione, mi sono scordato di dirglielo. E abbiamo trovato i documenti che provavano che a Siderno funzionava una banda. Quindi qual è la spiegazione più semplice? Quella che ha dato Giuseppe, che il nonno di Scott, che si chiamava Rocco Lafaro, fosse un musicista. Quindi lui sapeva suonare e ha insegnato lo strumento al figlio, che si chiamava Joe, che è nato in America ovviamente, a 3 anni questo ragazzino, questo bambino sapeva suonare il mandolino e faceva il musicista professionista, andava in giro
per la città a suonare insieme a queste band locali il mandolino. E poi ho imparato il violino a 6 anni, quindi era un giovane enfant prodigio, come si dice, che ha avuto un certo successo, ha suonato con i grandi del jazz statunitense a New York per un certo periodo, poi si è trasferito a Ginevra. Io vorrei sottolineare un aspetto come parentesi. Scott è nato a Irvington, che è un quartiere di Newark, New Jersey, però poi ha vissuto a Ginevra. Cioè praticamente la Ginevra l'ho adattato come proprio figlio, infatti tutte le celebrazioni che riguardano Scott e la Faro si svolgono a Ginevra. Cioè questo è un toglio che si deve non possa in un certo senso diventare la patria italiana adottiva di Scott. No, io stasera mi aspettavo qualche presenza, voglio dire, istituzionale per poter lanciare questo messaggio. Spero che arrivi in qualche modo a chi si occupa della gestione della cosa pubblica e sappia cogliere questa grande opportunità che lega questo grande musicista a questa città. Penso che qualcuno di voi racconterà qualcosa in giro e magari si arriverà a qualcosa. Quindi il legame con la banda è importante. Perché? Perché Scott, sia il padre che il figlio, sviluppano una grande attenzione per la musica classica, per il bel canto, per l'opera, e poi in un certo senso lo trasmettono al figlio. Bisogna anche sapere una cosa, questo si può leggere nel libro, che Scott originariamente era un sassofonista e un clarinettista. Quindi questi sono strumenti melodici. Lui è passato a contrabbasso perché si è spaccato un labbro quando giocava a pallacanestro, quindi è stato costretto a cambiare strumento. Lui praticamente ha cambiato il modo in cui veniva suonato questo strumento e lo ha reso melodico, di fatto. E questa è la grande rivoluzione che ha fatto Scott Lafaro. Proprio questa, aver cambiato l'uso, la funzione dello strumento all'interno di una piccola formazione come il trio o anche in una grossa band. Quindi questo tipo di approccio praticamente gli deriva anche dalla cultura familiare, da quello che in un certo senso lo aveva portato verso la musica, perché la musica era l'elemento dominante della sua famiglia. Torno per un momento ho un altro aspetto che ho trascurato, che è importante. Il nonno di Scott, Rocco, è nato a Cannitello, perché io ho trovato il documento. Non lo so, alla fine se ho fatto bene, magari potevo lasciarlo sospetto, sta cosa avremmo... No, dico nel libro, magari voglio dire avremmo lasciato sospeso a livello generale questa cosa che Scott sarebbe stato sidanese al 100%. Ah, no, però la cosa... Non pubblicarlo proprio, nascondere. Sì, nascondere. L'ho pensato per un momento, no, ma poi per onestà intellettuale, avendo trovato il documento, ho deciso di renderlo noto, no? E quindi io ho l'atto di nascita del nonno di Rocco Lafaro. Perché è diventato Lafaro? Giustamente Giuseppe, che ha colto tutti gli aspetti principali del libro, ha notato, ha detto, non si sa se è stato un errore o ci sono altri motivi, perché da Lafaro è diventato Lafaro. Io ho una mia spiegazione che però non posso rendere nota ufficiale perché non è suffragata da elementi di fatto, però vi aggiungo un altro dettaglio che va nella direzione sempre di Siderno. La nonna di Scott era di Siderno, era una umbaca. Nella trascrizione che ha fatto la sorella di Scott, Helen, poteva essere o umbaca, o bumbaca, o bumbaca. Io non scommetterei sugli ultimi due, ma scommetterei su umbaca, che proprio che fosse questo il nonno, il nome della nonna, che si chiamava Carmela Umbagadera di Siderno. Quindi in ogni caso c'è il legame della nonna. Va bene? La nonna era sicuramente di Siderno.
perché il nome da Lo Faro è diventato La Faro? Perché c'è una vicenda all'interno della famiglia che è molto strana e che neanche la sorella è riuscita a spiegarsi. Devo precisare che quando aveva 19 anni la sorella di Scott si è trasferita a Los Angeles insieme al fratello e si è allontanata da questa comunità sidernese, diciamo, dove c'erano tutti i parenti sidernesi. Si sentivano per telefono, non c'era uno scambio continuo, quindi è venuto a mancare questo tipo di rapporto che legava la famiglia a questa piccola comunità. Questa è la mia teoria, che esisteva veramente, perché i gruppi sono rimasti, i gruppi La Faro sono rimasti a Ginevra, mentre la famiglia si è trasferita a Los Angeles quando è morto il papà di Scott, che si chiamava Joe La Faro. Quindi questa modifica nel nome, secondo me, è legata proprio alle vicende familiari, che sono un po' strane, un po' particolari. Sta registrando la... No, non la sta registrando. Tutto, cioè, quando il signor Rocco ha sposato la mamma... Sei in diretta, Va bene. Lui aveva 19 anni, lei ne aveva 29, è una cosa molto strana, quindi voi potete sviluppare tutte le congetture che volete, io non dirò più di questo, però voi siete persone mature, adulte, potete capire che c'era qualcosa che in un certo senso ha modificato certe situazioni all'interno della famiglia. Non sappiamo in che modo, però insisto che sia stato un errore quello della trascrizione del nome. Io non sono convinto di questo. Ci sarà qualche altro motivo che forse un giorno svelerò. Quindi c'è questo rapporto con Siderno. Io stasera ci tenevo a essere qui e ringrazio Cosimo, no? Proprio per questo motivo, per farvi innamorare di questo personaggio, perché è anche vostro, no? Capisco che il campanile funzioni solo per un certo punto, alla gente non gliene frega più di tanto, ma è bello pensare che un grande musicista abbia le sue radici in questo territorio. Io credo che la fotografia che ha fatto del libro Giuseppe è stupenda e ci dà l'idea di questo grande genio, perché era un genio sto ragazzo. Ho detto qualcosa che non va, signora? Eh? Ah, vabbè. No, pensavo di aver detto qualcosa che non va. No, perché certe volte si dicono cose che non si possono dire. Quindi insisto, no, su questo concetto. Appropriatevi di questo personaggio, perché merita una grande attenzione e credo che valga la pena che Siderno faccia qualcosa, non per il libro non me ne frega niente, ormai il libro è andato, sta viaggiando per i fatti suoi. A me interessa che viaggi Scott La Faro, perché è un grande personaggio e merita grande attenzione. Cioè, se voi volete fare le domande, vi invito a farle subito. Posso fare io, Giuseppe, per fare delle una domande. Domanda un po' provocatoria, ma quindi secondo te, se i nonni di Scott La Faro fossero nati in provincia di Brescia, la sua musica sarebbe stata diversa? Sì. No, credo di no. Sì. No, credo di no. Perché qual è l'origine? La musica è l'opera. Cioè, l'opera si suonava, la banda la suonava a Siderno, la suonava anche a Brescia. Però secondo me in modo un po' diverso. Non sono un esperto di musica per banda, però secondo me le impostazioni erano un po' diverse. Non credo. Sì, no, forse non ho colto la tua provocazione. Il padre o il nonno non è detto che suonavano la banda se stavano a Brescia. Il,
non è detto che poi, esatto, magari lo avrebbero suonato nelle bande, esatto, chi lo sa. Esatto. Avrebbe fatto il metal meccanico, lì si faceva quello. Vabbè, ma la tradizione delle bande è molto sviluppata in Italia. Noi come Ismez allora abbiamo pubblicato due ricerche, una che riguardava la Calabria e un'altra che riguardava l'Abruzzo, Molise, quando erano, mi pare, no, erano così impostate come regione. Quindi le bande erano diffuse nel nostro paese, c'erano dappertutto. Credo che le bande abbiano costituito la linfa, no, vitale per lo sviluppo anche del jazz, perché quando arrivavano questi musicisti, per esempio c'era una grande presenza a New Orleans, suonavano, venivano ingaggiate in queste bande di jazz perché sapevano suonare, cioè non erano suonatori di jazz, che era una cosa diversa. Qualcuno si è inventato la balla che i siciliani hanno inventato il jazz, è una balla, no? Grandissima, nella quale credono solo alcuni sprovveduti. Io l'altro giorno mi sono quasi scontrato con un famoso scrittore che asseriva che era andato così, non è vero niente. A New Orleans c'erano dei suonatori siciliani, no? erano arrivati con una cultura bandistica. Cioè, potevano fare i turnisti, ma il jazz è un'altra cosa, il jazz è fatto di improvvisazione, ha una sua, voglio dire, un suo approccio che non riguarda l'esperienza musicale di un individuo. Quello che si può trasmettere è un certo tipo di cultura, la cultura, voglio dire, cioè, l'amore per l'opera, che nel jazz non è mai passato come tale. Io voglio dire solo che il nonno di Scott ha inculcato ai figli la passione per la musica, e la passione per la musica è quella derivazione. E secondo me deriva dal fatto che lui ascoltava l'opera quando la banda di Siderno suonava, magari, non so, ci poteva essere un gazebo, un'altra Piazza Porto Salvo. Una volta c'era il gazebo. In Piazza Porto Salvo c'era una... Un palco, certo, anche a Roccella c'era il palco, lo ricordo, in piazza, era pieno. Sì, ma che adesso parliamo della fine dell'Ottocento, perché loro sono non ho alcuna documentazione, mi piacerebbe che qualcuno mi desse qualche documento per... Innanzitutto nasce come fortificazione militare per dare quindi coraggio ai militari. Se noi pensiamo già alle legioni romane, c'era... Sì, guarda signora, non mi riferisco a quel tipo di storia, è diversa. La storia delle bande musicali nei paesi è il risultato di aggregazioni socio-culturali che non avevano alcun rapporto con i militari. È tutto un altro discorso. Quello è un discorso di carattere generale, però le bande, per esempio in Calabria, non hanno alcun rapporto nella genesi che noi abbiamo documentato in queste due ricerche che abbiamo fatto con esperienze di carattere militare. Cioè nascono soprattutto dalla passione della gente per la musica e dal fatto che le figure principali di queste bande erano gli artigiani, perché gli artigiani erano quelli che si potevano dedicare alla musica, quindi erano sarti, calzolai, barbieri. Vi dico che fino all'anno scorso erano questi gli elementi decisivi che componevano le bande, gli artigiani. Quindi c'è la figura dell'artigiano musicista che impara a suonare grazie alla presenza di un maestro. Per esempio a Siderno c'era il maestro Daniero, che era di Roccella, lui conosce i parenti, no? Cioè, questi qua, cioè tutti questi artigiani si univano e davano vita a una banca sotto l'azione di un esperto che era il maestro. La figura chiave di una banda era il maestro,
era quello che insegnava a tutti la musica da bambini e poi si sviluppava socialmente come una specie di integrazione tra soggetti che avevano questa passione per la musica. Ecco, io tra l'altro, scusa, l'ultima presentazione, tra l'altro nel registro di bordo della nave che ha portato Rocco Lafaro a New York c'era scritto che lui era un sarto. Poi quando è arrivato là ho fatto tutt'altro, ho fatto il gelataio, il manovale, anche il contrabbandiere, ha detto la nipote, nel periodo del proibizionismo faceva il contrabbandiere, non Rocco. Però originariamente era un sarto e quindi spiega la sua passione per la musica ed è questo l'aspetto che cerco di mettere in risalto nel mio libro per dare valore alla domanda di professor Rossi che mi diceva se fosse nata a Brescia, non lo so, magari sarebbe stata la stessa cosa, non lo so, e comunque non è nato a Brescia, quindi la mia è, come dire, è una domanda basata su un presupposto impossibile, quindi una domanda oziosa, ma ha detto, al di là di ciò, no, ecco io, prima di chiedere naturalmente al pubblico se ci sono domande, volevo dire questo, fare mio l'invito di Vincenzo a scoprire questa figura di musicista, naturalmente leggendo il libro, ma anche ascoltando la sua musica, perché il musicista va innanzitutto ascoltato. E mi permetto di consigliare, non so se tra di voi c'è qualche esperto, qualche appassionato, addirittura qualche musicista, nella produzione discografica di Scott Lafaro, che è abbastanza consistente, anche se poi ha suonato professionalmente per pochi anni, sicuramente le registrazioni con il trio di Bill Evans, che sono registrazioni celebri, che sono interessantissime, ricchissime da un punto di vista musicale, anche però, se posso permettermi, abbastanza accessibili, non sono, come dire, respingenti come alcune altre esperienze jazzistiche degli stessi anni, e in particolare come le esperienze basate sulla libera improvvisazione. Quindi il Bill Evans Trio e in particolare i due dischi dal vivo del Village Vanguard, gli estremi li trovate nel libro, ma sono disponibili in tutte le piattaforme online, sono dischi assolutamente da ascoltare e sono un bel accompagnamento per la lettura di questo libro. E lì Scott Lafaro ha sicuramente un ruolo importante, è l'uomo che riempie gli spazi, che dà cantabilità, che dà melodia alla musica, che sfrutta tutte queste grandi aperture create dal pianoforte e dalla batteria per appunto mettere in risalto al massimo livello la sua grande qualità tecnica di contrabbassista e il suo grande senso melodico, ecco, che magari veniva da Siderba, chissà, può essere. Se ci sono domande, siamo volentieri a disposizione. Io vorrei chiedere a Vincenzo, dato che ho fatto una brevissima ricerca, ho visto che su YouTube c'è, se potessimo ascoltare un pezzettino della sua musica. Avviciniamo il microfono, proviamo, dai. Microfono portatile, così si sposta lì, mettiti lì. Vale, mettele lì. Ma perché mi devo mica sapere? No, dire, parla. No, se potessimo ascoltarlo un pochino, se sì, vi va. Sì, certo. Ma prendi quello che vi suona. Quello è forse meglio quello. Vincenzo, meglio che brano? Bene. Allora, velocemente, lui ha fatto due composizioni, solo due composizioni. Si chiamano uno Glorious Step e un altro Jade Visions. E queste due composizioni sono presenti, nell'album registrato al Village Vanguard di New York, di cui parlava il professor Rossi, che sono considerati grandi capolavori della storia della musica. Si tratta di una registrazione fatta il 21 di giugno del 1961, 10 giorni prima della sua morte, in questo locale famoso del Greenwich Village di New York. Poi è stata diventata, sono state due album, e in questi due album, nel primo, che è tutto dedicato a Scott, ci sono queste due composizioni che si chiamano Glorious Step e Jade Visions. Perché Glorious Step? Perché Gloria era il nome della ragazza di Scott e richiama i passi del suo arrivo a casa per le scale. Era una ballerina, per molto tempo si è pensato
che fosse dedicato alla, a Gloria come danzatrice, invece riguardava i movimenti, il suo salire le scale di casa. L'altro invece, Jade Visions, richiama l'esperienza che Scott ha avuto con la musica zen, che era molto di moda in quel periodo, con i King, i cinesi. Un attimo che ascoltiamo. No, e fu finito. No, i King, i cinesi. Quindi noi potremmo ascoltare una di queste due. C'è o Gloria Step, lo puoi trovare così, o Jade Visions, proprio perché sono le due uniche composizioni di Scott. Quello delle scale scende. Gloria Step. Va bene. Vediamo se c'è. Va bene, fratello. Gloria, con l'apostrofo S. Avvicina al microfono. C'è. Lancia. Sì. Allora, questo è uno dei brani di questo famoso, di questi due famosi album, Live at the Village Vanguard. Infatti lui ha registrato assieme a Bill Evans e a Paul Motion questo. Esatto. È partito. Questi, diciamo, questo concerto, tra l'altro era l'ultimo giorno quando hanno registrato tutto, e bisogna dire, forse l'ha fatto Giuseppe e mi ha sfuggito, che sono considerati tra i più grandi album della storia del jazz. Credo che forse solo Kind of Blue di Miles Davis, no, Giuseppe, possa, abbia venduto di più, ma non che sia superiore dal punto di vista della qualità musicale. Quindi infatti Scott finisce la registrazione, parte per andare a partecipare al festival di Newport, suona al festival di Newport, riparte per andare a sbrigare un affare a Ginevra per la madre, che viveva a Los Angeles ormai dopo la morte del marito. La notte ha un incidente, saranno state l'una e mezza di notte, ma un incidente e muore, era con un amico. Quindi questi sono anche gli ultimi attimi della sua vita.
è strano che queste composizioni arrivano alla fine, forse ce n'erano delle altre, ma non sono venute fuori. C'erano alcuni suoi progetti per un grande evento di danza che era anche dedicato alla compagna, a Gloria, e però poi non è successo niente. Quindi penso che questo brano faccia capire il suo livello, la sua grande qualità di musicista e le sue capacità espressive. Qualcuno si è chiesto, chissà se fosse vissuto più a lungo, è la solita stupida domanda che uno si fa, dice chissà che cosa avrebbe fatto. Certamente sarebbe diventato un gigante del jazz, anche se c'era quasi arrivato. Se ci sono ancora domande, bene, quindi non ci resta che ringraziare tutti per l'attenzione e invitare nuovamente alla lettura del libro e ad ascolto della musica di Scott LaFaro, che è assolutamente ricca di stimoli e di spunti e di emozioni. Grazie. Che dobbiamo dire? Noi sottolineiamo ancora una volta la nostra ignoranza, beata ignoranza. Però una volta che qualcuno ci indica qualcosa, dobbiamo averla la sensibilità di coglierla, quella qualcosa. E quindi ben fa Vincenzo ad invitarci a muoverci in questa direzione. Aggiungo, in questi spazi, e ripeto, della biblioteca, del giardino della biblioteca, la musica potrebbe essere una luce per questo paese. Le idee nascono così, dal sedersi insieme, ragionare, ascoltarci e poi metterci all'opera. Per questo ringrazio Vincenzo ancora una volta per il suo lavoro, anche perché Rumori Mediterranei lo conoscono in tutto il mondo. Ha significato questa cosa qua o non ha significato? Ecco, queste sono le riflessioni che dobbiamo fare. Giuseppe, magnifica, la tua descrizione ci ha arricchito. Noi confessiamo di non essere conoscitori del jazz, e questo tuo racconto, questo tuo portarci per mano dentro questa storia, ci ha stimolato e ci stimola a prendere noi l'iniziativa per nostro conto, visto che i mezzi ci sono, e provare a guardare un po' dentro. Penso che sicuramente troveremo delle grandissime belle cose. E adesso passo a quello che sarà domani. I piccoli borghi. Ma sono presepi o non sono presepi? Ecco, domani tratteremo questo tema. Noi abbiamo un paese che è costituito da piccoli borghi. Ma se li lasciamo andare, questi piccoli borghi, con cosa ci ritroveremo? Io penso che ci ritroveremo con un mare di detriti, di calcinacci, con un paese spopolato e con tanta frustrazione dentro. Quindi ridare vita ai piccoli borghi, saperla ridare, guardare ai problemi che ci possono essere e ai problemi che possono essere risolti. Domani la discussione sarà su questo. E poi per quanto riguarda l'arte, domani avremo gli orafi, quindi qualcosa di importante, almeno dal punto di vista strettamente monetario. L'oro, l'argento, le pietre preziose. Non dovrei dirlo, potrei, come si dice, solleticare qualche cattivo pensiero.
però l'appuntamento è per domani. Grazie a tutti, a domani, buonanotte.